Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Animatrice, cabarettista, showgirl, cantante, chi più ne ha più ne metta, si emozionerà su questo palco oppure verrà tranquilla e beata. Ho l'onore di presentare Laura Di Leo. Senza la D. Di Laura. Laura. La, no, guarda che c'ho ma scritto. Ma si più ringoglionita di misacera però, eh. Ah, cominciamo. Laura. Leo. Di Laura Leo. Posso andare a casa? Sì, ciao, arrivederci. Allora. Senti un po' Pippo Baudo. Magari. Se Pippa Baudo. Laura. Sì, vediamo, Laura. Leo. E di Laura che c'è? Niente. De Laura c'è. De Laura ci sei te, giustamente. Allora, diventiamo un attimo seri. Laura Leo, no di Laura Leo, giustamente. Allora. Sì. Protagonista di La Sai l'ultima di 2005 dal 1999 al 2004. Sì. Dopodiché un altro grande successo, arrivano i nostri sempre sul Canale 5 per diverse puntate. 5. E poi una delle protagoniste, se non vado errato, perché ogni tanto scanalando su Europa 7, TV Revoxon, Teleregione 3, tutto quel circuito là televisivo, si trova il Seven Show che è stata una palestra e una fucina enorme, di grandissimi lanci, bellissimo, no? Ho imparato tantissimo. E ogni tanto vediamo Laura Leo che si esibisce in qualcosa pure molto pungente e satirica, o mi sbaglio? Ah, qualche volta sì. Si passa dalla barzelletta vera e propria, la cultura popolare, a qualche personaggio che ogni tanto... Esatto. Io evito volutamente la politica, perché ci sono tanti molto più bravi di me, molto più accreditati a fare questo, anche satira politica, vedi la litizia. Eppure io ti ho visto davanti, dietro quando facevi le prove, insomma, ti aspettiamo poi in un secondo momento, perché a quella signora laziale sei molto affezionata, a quel personaggio. Guarda, quel personaggio è nato con Arrivano i nostri anni fa, grazie a Adriano Bonfanti, che era uno degli autori della Sai l'ultima, che mi ha detto manca, non abbiamo mai fatto una signora che facesse le pulizie degli autogrill, nei bagni degli autogrill. E da lì è nato il personaggio. E io mi sono inventata questa Marisa Ternana, insomma, di Umbro... Un po' Ternana, un po' alto laziale. No, più Umbra verso Macerata, quelle zone, capito? E già cominciamo ad andare nelle Marche. Sì, capito, Un'Umbra marchigiana. Sì, insomma, di quelle parti che va a fare le pulizie degli gabinetti dell'autogrill. Prima di entrare nei personaggi, il ricordo più bello per Laura Leo qual è? Guarda, ti dico la verità, nel 2000 credo fosse, noi abbiamo fatto una finalissima come presentatore, c'era Gerry Scotti, ricordo che quella sera mancò suo papà e noi il pomeriggio facemmo la prova generale e lui fu veramente straordinario, perché nonostante questo grande dolore che lui aveva dentro portò avanti lo stesso le prove, lo spettacolo, la serata, e faceva coraggio a noi che eravamo lì per fare la finalissima, esatto. È stato un ricordo che io mi porterò per sempre, penso, incancellabile, no Laura? Perché fu di una gentilezza, di una dolcezza unica, pur avendo questo il battesimo al Seven Show. Invece come è avvenuto? Il battesimo al Seven Show è stato divertentissimo perché scoprì che facevano i provini tramite un amico, mi presentai a questi provini e uno degli autori mi fece sedere, io gli presentai questa Marisa e a un certo punto mi interruppe, dice scusa un attimo, è andato a fare un'altra cosa e tornò. E diceva, beh, riprendi pure, io ripresi esattamente dal punto dove avevo dovevi smesso. Lasciare. Anche lui mi disse, ok, perfetto, presa. Dico, ma... Dico no, perché qua io mi sono alzata apposta, ho finto di andare al telefono per vedere che tipo di presenza avevi, ma io vengo da 33 anni ormai di esperienza sui palchi di piazza, che credo che siano i più difficili. Quando tremano assoluto. Le gambe, che ci sono migliaia e migliaia di persone. No, quando ci sono, io a 16 anni mi ricordo di un ragazzo che mi disse, sei scema, io ho detto sì, ma a me almeno mi pagano, tu fai gratis. E da lì è cominciato. Giriamo pagina, entriamo sul personaggio di Marisa. Sì. Marisa con la crisi attuale che fa? Che combina? Guarda, niente, una crisi, te dico, dentro a quello piattino manco un centesimo ci mettono.
Mango tu, sate, ci ho visto dentro lo gabinetto. Frega, te mango niente, 20 centesimi, che te costano? Dico, che invece devo mettere, eh? La gigantografia di Costantino, che almeno quando vi sedete sulla tazza vi sentite tutti i tronisti? Dico, non lo so che devo fare. Oh, che poi te devo dire... Pippo Baudo, senti un po'. Non sono Pippo Baudo. Vabbè, coso, senti... Io te devo dire una cosa, io questo mestiere non lo volevo fare perché io volevo fare l'attrice, che poi dici che assomiglio pure a Monica Bellucci, è vero? Sì. La frangetta è uguale, non è che proprio, eh. E invece, un'amica mia mi ha detto, dice, Marie, dice, guarda che per fare l'attrice devi essere portata. Da chi? Bravo. Io non c'ho nessuno che mi ci porta, come ci vado a lavorare? Da sola? Dice ci vai col purme. Allora dice, senti, dice tu Marie, devi capire che per fare l'attrice e diventare famosa, la devi dare. Frega, te dico, a trovarlo quello che te la chiede. Ma... fregate. Signora Marisa, l'avviso che siamo in fascia protetta, eh? Mi raccomando. Che sono pericolosa? No. Perché fascia protetta? Che vuol dire? La fascia è protetta. Siamo dentro un recinto. Ci stanno pure le pecore? Sì, pure quelle. Pure le capre, se per questo. Ma questo che fa? Non lo so. Luca Prone? No, povero. No. Si è fidanzato? È fidanzato? Sì. Peccato, sì, guarda, ammazza che figo questo pianista. C'ha il suo fascino. Sì, mica come mio marito che c'era quasi l'età tua, ma una fregatura mi ha dato, guarda, come tutte le donne. Povero marito, ma perché? Ma che povero marito, ma di che? Ma quando me lo so sposato era bello come Richard Gere. Tu ci assomigli un pochetto, eh? Assomigliava a Richard Gere, uguale identico, spiaccicato, dopo gli è venuta la panza, le vene vanitose. Cosa? Le vene vanitose? Sì. È diventato vanitoso? Per carità, quello mamma che si è messo. E poi c'ha la mamma, mi suocera. So 40 anni che dice che deve morire, sta sempre là. Ma povera suocera. Ma che povera, ma di che povera suocera. Sono morti tutti e sa niente se pia le pasticche per il fegato, per la circolazione, per l'urina, per il corpo che gli piglia. Tu pensa che l'altro giorno si è fatta accompagnare al cimitero perché pure il marito è morto, no? Allora a un certo punto te la vedo ringoglionita con me, si è persa dentro al cimitero, te la vedo davanti a una tomba. Marito mio. Ci ho fatto Rosì. Lo marito tuo non sta qua, sta là, e beh, dice qua, là, basta che non sta a casa. Ha capito? Tipico però tutte di voi mogli, eh? Ma basta che non sta a casa. Lascia perdere che guarda che una moglie, mio marito è stato proprio fortunato con me, guarda, io che fortuna ha trovato? Frega, da parte che insomma ancora, l'uomini mi guardano, eh? Dopo si girano dall'altra parte, però prima mi guardano. Prima te guardi. Voglio dire, meno male che guardano gli uomini. Pure tu un po' di panzetta, eh? Ci sta, ci sono 18 kg di più qua. Oh, fregate. La norcineria di coso. Fa il suo effetto. Quanta porchetta te mangi? Una da 12 kg di solito. Fregate, mazza. La porchetta di lattanzi è magica, per cui come si comincia ad affettare, dopo la vado a mangiare pure con la porchetta. Come no, mi raccomando. Devo stare attenta che dopo... Anche perché dopo non ne fai più a meno. No, ma dopo torni, lo sai sempre che c'è? Qua. No, ma sai che c'è? Che dopo mi socera, oltre che già mi critica a cucina, mi dice che sono grassa e mi dice che devo fare la dieta. L'altro giorno sai che mi ha detto? Dice, perché non provi a fare la dieta a zona? Che cos'è? Ma che ne so, io mi mangiavo un etto di pasta nella zona giorno, la bistecca nella zona notte, non ho perso manco un etto, eh. Allora dice, senti, perché non bravi a fare la dieta Dukan? Dukan? Dico, senti, io Dukanette al giorno me le facevo, eh. Dando bene, però non ho perso manco netto. Allora dice, perché non provi a fare quella del pelato? Quella... Il pelato? La ginnastica del il pelatos, quella il spagnola. Quella che fa pure la principessa Kate, quella... La sorella della principessa dice che faceva sta ginnastica del pelato. E infatti, tutti a fotografare il culo suo. Oh,
Pau, tu facci caso, questa si è sposata, li fotografi invece di fotografare Marisa, la principessa il lato B. Fotografavano il lato B. Tutti a fotografare lo culo di Pippa. È il lato B. Dopo ha visto mai che dopo mi dice. Ma siamo in fascia protetta, si dice lato B. Lo lato B della fascia protetta è sempre un culo di. Ai! Ma ho ringoglionito questo. Dai! Ma tu facevi il camionista prima? No, facevo il guidatore, però non di camion. Facevi il cassamortaro, non facevi? Quasi sì, su per giù. Ma la giacchetta. Su per giù. La giacchetta da cassamortaro per ce l'hai. Ok, allora mi chiamerai per tua sorella. No, per mi so. Guarda, quella ci fa morire a noi, ma essa rimane. Ci accompagna lei a noi. Bravo, bravo. Esatto. Tu non è che c'è niente per mi so, c'era. No, c'è una cura rivitalizzante. L'altro giorno sono entrata in farmacia perché volevo comprare una cosetta per mia sorella, che dico, visto mai che riesco a fare la schiattata, è entrata una di corsa. Perché questi. No, aspetta, è entrata una, dice, dottor, mi serve una bottiglietta d'arsenico per mia sorella, dico, vedi, e con un'altra. Dice, signor, che c'ha la ricetta? Dice, no, ma c'ho la fotografia uguale. Essa. Sono grandi queste battute, mamma mia. Senti, ma posso fare un omaggio a Napoli? Devi fare un omaggio a Napoli? Posso, sì. Ma come Marisa o come Laura? No, come Laura Leo, che no, Marisa la lasciamo una Marisa Eternana. Sai perché? Perché io ho lavorato tanto a Napoli con Tato Russo, al Teatro Bellini. Come no? E viaggiavo spesso sul pullman. Voi dovete sapere che a Napoli il pullman non lo paga nessuno. Ah no? È vero, io sono salita sul pullman. Scusa, ci seguono da Napoli. Il pullman no, se c'è qualche napoletano o napoletana che paga il pullman. E lo sanno che il pullman non si paga a Napoli, è vero. E Napoli, non si paga, non si paga. No, io sono salita sul pullman. A un certo punto è salito uno. Uè signori, mani in alto, questa è una rapina. Si è alzata una signora. Uè, guaglio, che look, che strilli. Ma hai fatto pigliare un colpo. Io mi credevo che era un controllore. La signora. Signora, però tu che era grassa, chiatta, era una cosa esagerata. Questa non solo era grassa, c'aveva 10 figli. Il pullman, immagina, pieno pieno, tutta la gente azzeccata così. Nicolina, mettiti là giù, Tittina, mettiti là, Ciro, vieni qua, Massimiliano, mettiti qua. Si siedono tutti, ne rimane uno, Gennarino, il piccolino. Senti, tesoro di mamma, lo vedi quel signore laggiù, quello che fa il carabiniere, ah? Gli dici, se per favore chiude poco poco le gambe, ti fa sedere pure a te. Senta, signore, ha detto mamma, se per favore chiudete poco poco le gambe, mi posso sedere pure io. Ah? E tu digli a tua madre che se le gambe le chiudeva lei qualche anno fa, qua dentro c'entravamo tutti quanti. Io ho la nonna napoletana. Io ho la nonna napoletana. Mia nonna. Verace. A 70 anni mia nonna è andata a fare la visita ginecologica. Questa la devo raccontare. Chiudiamo in bellezza, dai. È andata a fare la visita ginecologica. Ovviamente è andata dal ginecologo, posizione ginecologica, e il ginecologo si è messi i guanti. Ricordo sempre che siamo in protezione. Non ti preoccupare. Ha cominciato la visita. Signora, non vi preoccupate, tranquilla, ma facciamo la visita. Scusate signora, un attimo il telefono. Pronto? Uè, Jenner, come stai? Tutto bene? Signor, un momento, scusa. Sì, uè. Non ti ricordi dove è? Ma non te la ricordo. Su, aspetta, signor, scusate un momento. Allora, tu vai sempre su, dritto, bravo. Imbocchi via chiaia, vai su, bravo. Poi gira a sinistra, giri a destra, giri a sinistra, giri a destra. Poi ti fai tutta la rotatoria. Bravo, ha rotato, poi vai sempre su, dritto, bravo, yeah. A un certo punto trovi un cancello rosso, bravo, ti fermi là, suoni e là ci sei, bravo, ok, ci vediamo più tardi, ciao, signor, scusate, tutto a posto, dottor, scusate, non è che mi potreste rispiegare dove capitate? Un applauso. Che
E poi qualcuno mi ha raccontato qui, tra la sala e l'ultima arrivano i nostri, yeah, che ti preparavano un copione e poi cambiavi quasi tutto al volo. È vera sta storia o qualche cosa è romanzata? Sì. No, qualche cosa sì. Anche perché poi mi prendevano molto in giro, perché devi sapere che c'era una telecamera che stava in basso. Sì. Non ho mai capito perché, però stava, vabbè, stava in basso. Però io, abituata al teatro e al pubblico di piazza, invece che guardare il pubblico che mi stava davanti, per paura di distrarmi, fissavo questa telecamera, per cui io già, insomma, mi mettevano le scollature e ogni tanto facevo, io andavo giù insieme alla telecamera e parlavo. Quindi qua ogni anno che tornavo mi dicevo, mi raccomando, giù, tu parla così, parla con la telecamera davanti. Mi prendevano sempre in giro, parlavo con i quadri elettrici perché ripassavo le barzellette, perché sai, la diretta è tosta, poi le prime volte, sai, e l'emozione c'è sempre pure dopo tanti anni. Guarda, io credo che nel momento in cui io perderò l'emozione prima di salire sul palco andrò a fare un altro mestiere, perché parole sacrosante, sai cos'è? L'emozione ci deve essere sempre. Facciamo un applauso, perché questa è una frase bellissima di chi sente l'arte addosso, e questa poi, questa satira così pungente e persistente. Ma poi sai, per gli uomini forse è anche un po' più facile, per le donne sali sul palco, ti guardano, vabbè, poi insomma. Ma siamo nel 2013, Laura. Sì, siamo nel 2013, però. Però ancora c'è. Sì, poi devi stare attenta alla parola accetta, no, perché poi là è la chiesa, c'è sta il parroco. C'è la fascia protetta. La fascia protetta, che se poi te raccontano loro le barzellette sono peggio di quelle che racconto sì, io. Sì, sì, è vero. Doppi sensi, però. Io questo mestiere lo faccio da 33 anni, fra la cantante e l'attrice di teatro e cabarettista, e penso che lo farei per altri 130. Sì, e vabbè, tanto noi saremo sempre qui ad aspettare. Sono mi socera, non muore, non ti preoccupare. Eccola là. Allora, prendiamo nota che tra qualche altra puntata sarai di nuovo nostra graditissima piacere, ospite. Grazie. Abbiamo grazie, presentato grazie. Laura Leo. Applauso del nostro pubblico. Me lo posso buttare? No, deve rimanere qua. Andiamo avanti.